comoda. Ogni mese c'erano i dati del mese che erano sempre in calo su tutti i temi. Adesso noi abbiamo l'export che tira tantissimo, che quindi fa aumentare la produzione più di quello che riguarda i consumi interni. Questo non è un dato del tutto positivo, ma intanto prendiamo il dato positivo che si ricomincia ad esportare per una serie di motivi, anche perché ovviamente l'euro si è un po' deprezzato e quindi ci stanno i prezzi più bassi, anche perché la produzione abbassa i suoi costi, a cominciare dal prezzo della benzina. Quindi c'è un tema di competitività che rende competitiva l'Italia ancora di più di qualche tempo fa. C'è quindi una ripresa da quel punto di vista, c'è quel piccolo spostamento dello 0,1% del PIL, no? Che a sorpresa ricomincia a diventare positivo. E adesso oggi ci sono i dati sull'occupazione, cioè anche la vendita al dettaglio comincia a ricrescere. Quindi c'è questo dato di oggi, che praticamente oggi ha annunciato Renzi, quello dei 130.000 posti in più rispetto all'anno scorso, quindi che è un dato che dà anche un leggero aumento rispetto al mese scorso, e quindi per la prima volta ci stanno dati che cominciano ad essere di mese in mese di tendenza positiva. È chiaro che stiamo parlando di dati che ancora non risolvono il problema, anzi denotano anche ancora delle schizofrenie. Per esempio cala il numero dei disoccupati, ma non cala il numero delle disoccupate, delle donne per esempio. Aumenta, cala la disoccupazione giovanile, no? Cala il numero degli inattivi, no? Però diciamo non tutti i dati sono ancora, però questi sono dati tipici di un'inversione di tendenza, cioè è come se noi con una macchina in corsa verso una direzione che era quella negativa facciamo questa inversione a U. È chiaro che tu c'hai da prima un rallentamento per fare l'inversione, no? Poi quando inverti la marcia non subito non vai a 200 all'ora, quando inverti la marcia hai scalato le marce e ricominci a tirare. Quindi è un calo di dati negativi e un aumento di quelli positivi, ma che c'ha l'elemento del cambio di tendenza, che è importante. Cioè per la prima volta in Italia tutti affermano che sta cambiando veramente il vento. E allora se questo è, questi dati sull'occupazione non fanno ancora i conti con quello che abbiamo detto l'altra volta, con gli incentivi che tra Jobs Act e legge di stabilità avranno su i nuovi occupati, i datori di lavoro, che sfioreranno i 9.000 euro al mese al lavoratore per ogni anno. È chiaro che questi dati, il mix di tutti questi dati positivi, secondo me produrrà ancora più consenso al governo in carica. Questo è indubbio, tant'è che in Europa cominciano ad arrivare le prime analisi. C'è stato già un riscontro positivo, che è quello del fatto che è stata promossa la manovra di bilancio italiana definitivamente, senza alcuna suggerimento di contromisure, quindi senza nessuna controindicazione. E quindi c'è questa cosa. Quindi sai, il tema vero è questo sostanzialmente: c'è una non credibilità del centrodestra, una difficoltà di crearsi un'identità vera e propria, rispetto a Renzi, alla sinistra del Partito Democratico. Ci sono i dati che cominciano ad essere positivi, c'è un rapporto con l'Europa che si consolida in termini positivi. È chiaro che tutto questo può determinare un aumento dei consensi su Renzi e sul suo governo, cosa che dovrebbe essere trasferita anche sul Partito Democratico. C'è un dibattito complicato interno, ancora complicato, su una vicenda. Io sono uno di quei parlamentari della minoranza che ha partecipato alla riunione del Nazareno la volta scorsa. Venerdì sono andato alla riunione, ho anche preso la parola proprio sulla vicenda della riforma della RAI, dicendo la mia, quindi non stando schiacciato due posizioni. Con me è intervenuto Cesare Damiano, è intervenuto Walter Tocci, è intervenuto Boccia, gente che è stata critica, che ha fatto interventi diversi di impostazione da quelli che ha fatto Renzi sui temi della scuola, della riforma RAI, sull'ambiente. Quindi c'è stato un dibattito, io quindi ho ritenuto doveroso andarci e andare a dire la mia, perché io sulla vicenda RAI sono preoccupato. Ho posto il tema che mentre noi
facciamo una discussione sulla riforma della RAI, ci occupiamo di come deve essere nominato un CDA, cosa di tutto rispetto, per come nomineremo il CDA di RAI, però la vicenda Rai Way sulla vendita delle torri a El Tower, che è la società di Berlusconi, ci nasconde un fatto che abbiamo parlato di 2.300 torri tralicci, no? Che Rai Way detiene, che quindi dovevano andare a Berlusconi. E non ci siamo accorti che in quegli stessi giorni Albertis, che è una società spagnola, Sì. ne ha comprate 7.000 e passa da Wind, no? E che Telecom, che ce n'ha Quindi dovevano andare a 16.000 di quei Berlusconi. tralicci, e, no? Quindi noi abbiamo parlato di Rai Way, che parlavamo di 2.300 tralicci, Telecom ce n'ha 16.000 e mette il 40% della società che li gestisce in vendita. Nei prossimi giorni ce ne stanno 16.000 di Vodafone, ce ne stanno 6.000 di H3G, ce ne stanno quindi le 7.000 rimanenti di Wind, quindi stiamo parlando di un sistema di 58.000 tralicci, no? E ci siamo occupati per una settimana intera dei 2.300 tralicci di Rai Way. Questo lo dico perché qualcuno ci spiegava sui giornali, ma il segnale televisivo passa attraverso quelle di antenne e non quelle delle telecomunicazioni, cosa sbagliata di chi non conosce il settore, perché sfido chiunque oggi a dire che non guarda la TV sul cellulare, che non guarda la TV sul tablet, che non guarda la TV sul computer. Io l'altra sera che appunto Renzi ci ha fatto far tardi in Parlamento, Feyenoord de Roma, all'inizio della partita, i primi 25 minuti me li sono guardati sul cellulare mentre con l'otto tornavo a casa. E guardavo Mediaset sul cellulare. Quindi significa che non è vero che sono determinanti i 2.300 tralicci di Rai Way, ma sono determinanti, è determinante la politica di chi controllerà i 58.000 tralicci dove passa la telefonia mobile, dove passa la telefonia, dove passano il segnale televisivo, dove passa internet veloce e tutto questo. Quindi sono andato a dire la mia a Renzi, che ha colto le mie informazioni che gli ho dato su questo tema, ma quindi abbiamo fatto questo, e quindi penso che la forza del Partito Democratico dipenderà, oltre che da Renzi, anche dal fatto che tutta questa vicenda delle correnti del partito, avete visto in questi giorni le cinque correnti renziane che Sì. sembrano siano nate ieri, insomma, su Repubblica, che questo chiacchiericcio invece ci faccia discutere dell'esempio che vi ho fatto, cioè io vorrei ragionare su quei dati che vi ho dato, vorrei ragionare su come si riforma complessivamente un sistema radiotelevisivo, no? Totale, perché l'asset, adesso c'è la vicenda della banda ultralarga, no? Quindi una grande rivoluzione tecnologica nel paese, di come noi ricollochiamo questi 130.000 precari della scuola col decreto, col disegno di legge sulla scuola, quindi di riordino della scuola. Quindi io voglio parlare di questo e manifestare se ci fossero contrarietà con Renzi su questi temi. Non mi appassiona questo dalemone quotidiano a cui assistiamo sui giornali. Io penso che quindi il successo di Renzi dovrebbe essere accompagnato da una credibilità del Partito Democratico, perché se no non andiamo a nessuna parte. Sì, senti, l'altra cosa che ti volevo chiedere, che riguarda appunto, hai parlato dell'aumento, insomma, diciamo dell'aumento, del ricomincio della crescita economica, ma anche della riforma della RAI. Mi puoi dire, e puoi dire a chi ci sta ascoltando, che cosa, le tue sensazioni su questo incontro che ha fatto Renzi? No, abbiamo visto parecchie polemiche su questa cosa. Se devo dire la mia, Marco, per me ha fatto una cosa che va fatta e che bisognerebbe partecipare a una cosa di questo genere, insomma, non ho, credo che sia, che può essere anche utile. Ci lamentiamo sempre dentro il Partito Democratico che è un po' come io, mi piace sempre ricordarlo, un po' come la Casa delle Libertà dell'ottavo nano, no? Fanno un po' tutti come gli pare e Ma sono certo. liberi di fare come gli pare, perché non c'è mai nessuno che gli dice guarda che quella cosa non va fatta oppure va fatta in un altro modo. E si fa una cosa di questo genere, io penso che sia utile. Tu che sensazioni ci hai avuto partecipandoci? E pensi che poi alla fine, chiusa diciamo, la riunione, c'è stato qualcosa di utile per diciamo, i gruppi parlamentari, per tutto il PD e per diciamo, il governo?
Ma guarda, la riunione si è svolta come una riunione normale di lavoro, mm-hmm. nel senso che c'è stata su ogni tema, allora, visto che sono state fatte polemiche sugli orari, no? Sì. Un'ora. Poi in realtà non è durata un'ora, tant'è che l'ultimo tema è stato rinviato perché non c'era più tempo, perché ovviamente ci si è presi più tempo, certo. E nessuno ci ha impedito di parlare. Cioè, no? Voglio dire, la riunione è stata una riunione normale, si è iniziato con la scuola. C'è stata una relazione della responsabile scuola, quindi una cosa di partito, c'è stata mm-hmm. la responsabile nazionale della scuola, Francesca Puglisi, no? La compagna preparata su quei temi che da molto tempo segue questa vicenda, ha fatto una relazione sul disegno di legge. Poi ci sono stati gli interventi di quelli della commissione scuola, non solo, perché ripeto, è intervenuto Tocci, è intervenuto Damiano, no? Che non so, Tocci è Commissione Cultura del Senato, ma Damiano non è Commissione, è intervenuta la Mongello che è Commissione Agricoltura, no? Quindi c'è stata una discussione in cui a nessuno era impedito di prendere, è stato impedito di prendere la parola, e non c'è stato, diciamo, limite di tempo, se non quello di dire vabbè, non facciamo interventi d'un'ora perché ovviamente non piacciono a nessuno e non servono nemmeno, quindi ci si è dati un tempo minimo di intervento. Poi è subentrato il tema della RAI, c'è stata la relazione, ha partecipato su quello della scuola, ha chiuso il ministro, quindi il ministro si è ascoltato, che non è del PD tra l'altro, no? Di Scelta Civica, il ministro Giannini, quindi si è ascoltato tutti gli interventi e poi ha fatto l'intervento finale. Poi c'è stato quello sulla RAI, in cui c'è stata la reazione e della responsabile cultura e informazione, che è Lorenza Bonaccorsi, e del sottosegretario Giacomelli, che hanno fatto una reazione. Poi ci sono stati gli interventi, sono intervenuto io, è intervenuto Boccia, è intervenuto Verducci, è intervenuto Peluffo. Quindi non tutti renziani, tra l'altro, anzi mi pare che nessuno di questi è renziano. Verducci è un giovane turco, quindi può essere considerato grosso modo renziano, però diciamo è stato un intervento, diciamo, che io in parte condividevo, perché ha problematizzato su alcuni punti per me interessanti, a cominciare dal fatto del cambiamento di come si riceve il segnale, di chi lo gestisce. Quindi è stata una discussione, devo dire, tutto sommato di quelle abituate, una discussione di partito. Ora, devo dire che però non è che, diciamo, la minoranza, c'è stato qualcuno che ha detto di non andare, perché Bersani ha fatto l'esternazione sua, ha detto che lui non sarebbe andato, sì, ma sì, che ha invitato a non andare. Poi c'è stata la dichiarazione di Damiano, che ha fatto un esempio. Ho sentito Damiano che con i giornalisti diceva: io vengo da una vecchia scuola, se il partito convoca alle 5 di mattina una riunione dietro il convento delle suore carmelitane, io ci vado perché sono abituato così ad, certo. andarci e parlo. E di fatto è andato ed è intervenuto, e certo non si può dire che Damiano è un renziano, diciamo. Quindi io penso che noi dobbiamo anche un po', diciamo, non sempre dire figuriamoci, io Renzi, lo ripeto, l'ho combattuto e non sarò mai renziano, perché alcune cose non riesco proprio a condividerle, diciamo, con Renzi. Però francamente l'altro giorno non mi è sembrata una cosa inaccettabile quella che ha fatto, forse ne ha fatte in passato di peggiori, magari non abbiamo così sottolineato la negatività di quelle cose. L'altra sera mi è sembrato un clima civilissimo di discussione, che si poteva benissimo fare se fosse venuto qualche esponente. Molti esponenti hanno mandato un contributo scritto, e c'è stato l'elenco di chi ha mandato il contributo scritto, cioè aveva i fogli la Renzi. Insomma, è stata una discussione, mi pare di capire, abbastanza, anzi ho avuto anche l'onore che nelle conclusioni sia Renzi che Giacomelli hanno ripreso i temi che avevo citato. Quindi devo dire che non mi è sembrata una riunione inaccettabile, un metodo inaccettabile. Io penso che noi dobbiamo fare i conti con un po'. Io sai che penso? Che nelle prossime ore noi, adesso ci saranno delle riunioni, la minoranza si riunirà, Area Riformista si riunisce il 14 e poi credo che il 21 ci sarà una convention di tutte le minoranze del PD, diciamo. Io penso che noi dobbiamo un po' rimettere ordine al nostro modo di essere minoranza, e anziché parlare del metodo e parlare sempre di Renzi e soffermarci sulla vicenda della legge elettorale, che a me convince poco, che adesso la battaglia dalla sinistra sia quella sulle preferenze, a me convince poco come sinistra, mm-hmm. del partito, francamente. Io non è che sto
uno che insomma non ha paura delle preferenze, però francamente non mi sembra quello il tema che è la nostra priorità. Tra l'altro, se devo dire, a Roma uno dei problemi che ci abbiamo avuto è anche un po' dovuto alle preferenze, se poi vogliamo andare fino a